secondo te cosa nascondo dentro la mia borsa da street? Vieni a vederlo nel video. Ciao bimbacci e bentornati su Itinerari di Pesca, il canale di pesca sportiva che tratta la pesca dal punto di vista non agonistico e prettamente ricreativo. Io sono Nicola, sono un infermiere e un pescatore e sono qua per accompagnarti in questo viaggio. Quest'oggi ti porto a vedere cosa c'è nella mia borsa. Ti ricordi quando su YouTube facevano What's in my bag? Cosa c'è nella mia borsa? Bene, io te ne porto a fare una versione pesca. Cosa c'è nella mia borsa da street fishing? Vedrai che è particolare perché non è uguale a quella di tutti. Detto questo, andiamo al banco dei tutorial e vediamo nello specifico cosa c'è nella mia borsa. Ebbene sì, siamo al banco dei tutorial per vedere il mio What's in my bag. Prendiamo la nostra borsa da street, della quale, se non mi sbaglio, ho fatto anche una review, o farò anche una review. La vedete qua sotto, guarda che bella. La tocchiamo tutta. Allora, nella mia borsa, non ti sto a descrivere la borsa perché c'è una review per questa borsa, ma ti dico come funziona. Allora, come vedi, qui c'è un gancio al quale ho collegato i miei occhiali polarizzati, sempre da portare con me. Apro il mio gancio e andiamo a vedere dall'alto la nostra borsetta. Allora, io in questa parte qua, sto parlando ragazzi di una borsa da street fishing, e vedrete che ho delle esche che molte persone non usano. Allora, qua c'è l'unica mia sezione gomme che devo andare a rinfoltire un pochino, naturalmente, dove ho qualche sciaddino, qualche Amino Texas e mi sa, questi li ho spostati, poi tutti i piombi li ho ancora, ragazzi, li ho ancora i piombi dentro il tubo di Fuerteventura. Ci tengo delle tessine piombate, dei piombi da drop, ci tengo queste cosine qua per avere un pochino di gomma, ok? Ma non tante, quindi una scatolina la dedico alle gomme, ok? Questa scatolina delle gomme può essere sostituita a volte da questa, che è la scatolina dove io ho le uniche cose che ho con amo singolo senza ardiglione. Non ne ho tante, però questa di solito va a sostituire, oppure, dato lo spazio di questa borsa, volendo si possono anche portare entrambe, ma non mi piace portare troppo peso, una o l'altra, oppure qua dentro, diciamo, c'è una combinazione che ci potrebbe andare anche un porta spoon in caso vado in un posto che mi chiedono amo singolo senza ardiglione e ci siano tante buche. Allora magari ci mettiamo uno spoon, ci mettiamo appunto un porta spoon carico di spoon. Poi io non porto mai lateralmente le canne da pesca perché mi tornano scomode, preferisco averne una e gestirmi quella. Questa bustina qua, quella alta, è perfetta per esempio per portare, come vedi, le forbici, le pinze, altre forbici pinza di emergenza, sono quelle di DP. Poi mi ci porto le testine piombate, qualora portassi delle gommine, che porto molto raramente. Questi sono ami per cambiarli sui minnows, come vedi, non sui rotanti, ma per cambiarli, dove sei? Oh, là, nella gamma cazzo, per cambiarli su ami singoli, senza ardiglione, per cambiarli sui minnows. E poi split rig come se non ci fosse un domani. Questi, quando ho comprato artificiali in medicina, mi sono arrivati a valanga e io l'ho buttato dentro il mio zaino da street. Allora, poi, e che fa, non c'entri più ora? Dicevo, se c'entravi, c'ha delle bellissime cerniere sta borsa, questo non l'ho detto nella review, ma c'ha delle cerniere che sono eccezionali. Nell'intermedio, nella busta intermedia, nella busta numero 2, io porto sempre con me una Selesau, che è questa qui, di minnows. Quindi Selesau di minnows e ondulantoni. Come vedi, non ne ho un'esagerazione, non sono super fornito, però ho tutte queste cosine qua, a parte c'è finita anche un rotante con gomma, dove trovi i barn della Decathlon, che li tengo come dei tesori, qualche altro piccolo minnows, soprattutto quelli nuovi della linea Caperlan, quindi anche questi sono i barn della Caperlan naturalmente, qualche cranchettino e robina così. E naturalmente qui ora non ci sono, perché anche in questo caso li ho messi nel tubo, una serie di ondulanti argento per il periodo che vado a fare le cheppie, perché questo è il mio zaino da street con il quale vado anche a fare magari le cheppie in cerchio. Allora, altra confezione è questa è quella fondamentale, perché io sono un vecchio pescatore, ed è quella con tutti i rotanti, guardate là, rotanti di ogni tipo, di ogni forma, si sono anche un po' intrecciati, dovrò
riordinarli. Abbiamo Martin di tutte le dimensioni, abbiamo Maps di tutte le dimensioni e colori e soprattutto una grande selezione di Vibrax. Abbiamo anche un gran pescatore qua. Non roba molto colorata, perché io pescando molto in libera, come sapete, il colore non va tantissimo. Però ragazzi, questa è la mia collection e c'è veramente tanta roba. Un giorno ci potremmo mettere lì e guardarli uno. Guardate che Vibrax che sono questi qui, presi direttamente ad Andorra, perché in Italia non li trovavo. E quindi questo è quanto. Come vedete, una borsa da street vecchio stile, con poca gomma e tanto metallo, perché a me piace la pesca con il metallo, ragazzi. Con il metallo, un po' con la plastica, sono un appassionato di pesca col metallo, un pochino con la plastica e con la gomma quasi zero. Se il pesce non mi mangia sul metallo e sulla plastica, a me andarla a prendere pianino pianino con la gommina, sono un pescatore di azione. Ultima sacca, non meno importante, soprattutto se si fa street, è quella più grande, dove noi potremmo mettere una quantità industriale di attrezzature, di borsini, di altre cose. Ma ricordatevi che se state pescando a street, state camminando, non potete appesantirvi troppo e soprattutto avete bisogno di questa. Questa è l'unica che ha la doppia cerniera ed è questa qua, la Camelback, che mi permette di avere sempre acqua fresca in estate e in temperatura ambiente d'inverno, sempre sempre con me. E in una borsa da street fishing, secondo me, non ne potete fare a meno. Ora, è anche da dire che nello street fishing poi noi andiamo ad abbinarci una canna da pesca, di solito un mulinello, e andiamo ad abbinarci magari, ora non parlo del mio caso che ci sono le telecamere, ma magari una canna da pesca. La canna da pesca e il mulinello li teniamo in mano, possiamo infilare nella borsa grande, nella parte alta, possiamo anche inserire un mulinello aggiuntivo per non rimanere a piedi qualora si rovinasse, si rompesse l'altro mulinello. Lo spazio che trovate qua nella prima borsa e nella seconda ci permette anche di mettere magari delle bobine di monofilo da utilizzare per i finali. Detto questo, questa è la mia borsa da street fishing e torniamo all'altra postazione. Bene bimbacci, siamo giunti alla fine anche di questo video. E tu, cosa ci metti nella tua borsa da street fishing? Scrivimelo qua sotto nei commenti e dimmi se mi sono dimenticato qualcosa, perché sicuramente qualcosa me lo sono dimenticato, tranne il boga grip che non si porta. Detto questo, ogni giovedì sera tutorial, review e quant'altro alle ore 21 e il sabato alle 12 video delle pescate. Mi raccomando, like, commenti e condivisioni rendono vivo e fanno sopravvivere questo canale. Le tue interazioni non ti costano niente, ma per noi sono linfa vitale. Detto questo, bimbo caro, un bacione, tante care cose e come sempre il nostro motto, catch and release. Ciao bimbaccio! Quest'oggi... Quest'oggi cosa, come lo ricordo? Ah, non ce la faccio più!